9889. Ah vabbè, il posto più fun in sun l'abbiamo trovato è in questa piazza caratteristica, che viene messo sotto e si va. L'obiettivo sarebbe mangiare dei dim sum, che sarebbero dei piatti, una tipologia di cibo tipica di Hong Kong. Iniziato ad arrivare della Roma e che non saprei cos'è, nel senso, questo è lo shifa, il riso bollito con svariate cose, e quelle sono le seppie col curry che non ho mai mangiato, non ho neanche mai sentito, ma Fang le ha volute prendere. E laggiù abbiamo quelli che sono dei baozi, sì, ripieni di carne, ripieni di carne di qualcosa, e questi sono del riso al vapore dentro delle foglie di pianta X. Beh. Dici Lili, cosa stai mangiando? Oggi è riso strabollito con le uova cent'anni, sarebbero quelle, queste e le uova salate, la carne di maiale, penso ci sia anche un uovo sbattuto lì. Buono, molto buono. Bene, mentre la radio suona la canzone cantata da Hugh Jackman nel film Il ventaglio segreto, che non so se sentirete perché è discretamente bassa. Sono arrivati anche dei robi bolliti, sì, bolliti, magari, dei robi fritti, che dovrebbero essere degli spaghetti con molte virgolette di riso ripieni di verdure, e tan! Quelli che in Italia vengono chiamati i ravioli cristallo. Ho sbagliato, la cosa di riso è quella, questa è per il tofu fritta. Com'è? 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 Molla. Sì. Blah. Quelle sono zampe di gallina. Assaggia le dici. Buono. È buono, è buono. Simpatici, hai detto? Sono buoni. Piccantini, curry, però c'è anche un tocco di piccantino, tipo salsa piccante. Fantastiche. Questi invece che sono piaciuti un sacchissimo, Fang a me non fanno impazzire, sono un po' troppo molliciosi, e poi saranno i gamberetti secchi, ma mi arriva un certo odore di piedi che non è che proprio mi invoglia mangiare. Zampe di gallina, eccoci. Scopriamo subito se sono piccanti, se riesci a prendere. Rosse, ora una gallina rossa. Brucia, è piccante, è una zampa di gallina. È buona? Sì. È buona? Un po' dolce. Un po' dolce. Eccoci qua, siamo usciti, siamo pienissimi, è stato molto, tutto molto buono. Infatti abbiamo la doggy bag con gli avanzi, anzi non abbiamo neanche preso tutto. In questo ristorante, Hong Kong Dim Sum, è stato anche votato tra i migliori 100 ristoranti, non si vede, in America. Migliori 100 ristoranti asiatici in America. Ed è arrivato all'ottavo posto. Dovrebbe vedersi qua, yes. Sì, e nulla, super buono, quartiere molto orientale, cinese, un sacco di macchine. Ebbene, ora si torna in hotel, soddisfatti dalla Chinatown di Houston, che come abbiamo detto è molto dispersiva ma soddisfacente.
E niente, ora andiamo a Nan. Domani andiamo a New Orleans, si trova 5-6 ore di macchina. E nulla, non credo che ci sarà molto che riprenderemo di inerente a Luce per Lanterna a New Orleans. Quindi, ciao! Bene, eccoci qua al Panda Express. Lì vi ha preso i chow mein, ovvero i chow mein, gli spaghetti saltati, e qua a quanto pare ci mettono sopra il secondo. Ha preso i kung pao chicken. Invece io ho preso il manzo stile Beijing, che dovrebbe essere piccante. E qua abbiamo gli involtini primavera. Non abbiamo le bacchette, però. Non abbiamo neanche i fazzolettini. Non abbiamo neanche i fazzolettini, che ora vado a prendere. I chow mein sono molto simpatici. Hanno una consistenza giusta. Il sapore è piccantino. Com'è? Molto croccante, buono. Ma sa di Cina o sa di fast food? Risposta di Lilia, che sa di ristorante cinese in Italia. Un peperoncino intero. Ah, però provalo, tu che hai resistenza al piccante. Non adesso. Qua c'è scritto che sono qua dal 1983. Il menù cosa dice? Niente. Niente. Comunque abbiamo speso poco, $19 per questa roba, che per loro ovviamente è una porzione piccola. Assaggiamo i involtini. Buoni. Questi hanno un gusto diverso rispetto all'Italia. C'è più varietà di verdure. Non so, forse c'è più cipollotto. Aspetta, devi toccare. Fino a questo museo. Sembra proprio... Ci sono... Samosa, che cosa dire. È vero, sembra una cosa di ghiaccio. Non è male. Quando si fa da portare via, ci sono le classiche confezioni americane del takeaway. Come vedete, ci sono le combinazioni possibili con le calorie indicate. Noi abbiamo fatto la scelta del bowl, che è già comunque tantissima roba, con l'opzione delle confezioni in famiglia quando si fanno i party. Praticamente questa catena ha avuto i suoi inizi negli anni 70, quando la seconda generazione di una famiglia cinese ha deciso di aprire un ristorante di, appunto, cucina del Sichuan. E circa una decina d'anni dopo, quindi negli anni 80, hanno poi aperto il primo fast food Panda Express, che poi col tempo si è moltiplicato, e l'idea era quella di fare un tipo di cucina cino-americana. E negli anni 90 hanno poi aperto un'altra catena invece di ispirazione giapponese, che si chiama Hibachi. E questi sono espansi nel resto del mondo e sono presenti in Giappone, in Sud Corea, negli Emirati Arabi, in diversi posti. E sicuramente la presenza maggiore è qua negli Stati Uniti, e comunque fanno un po' alla Ronald McDonald, si occupano anche di beneficenza e di evolvere somme di denaro alle comunità in cui sono presenti. E nulla, tra l'altro sul sito avevo visto che dovevano esserci anche i bubble tea, i boba tea, e invece non sembra che ce ne fosse traccia, e appunto non c'erano neanche le bacchette, e anche i dolci, no, però i dolci forse c'era una selezione molto limitata. Ci sono i pacchetti carini di dolcetti della fortuna,
e se no di cookie normali. Mm-hmm. Comunque il logo è molto carino. Ebbene, finisce così il nostro excursus negli Stati Uniti alla ricerca dell'Asia, della Cina e di tutte le sue declinazioni in ogni angolo del mondo. Speriamo di avervi intrattenuti, divertiti e fatto scoprire qualcosa di nuovo. Come al solito vi ringraziamo se ci lasciate un like, se vi iscrivete al canale, vi ricordiamo di selezionare la campanella come al solito, e tra l'altro siamo anche su Facebook e Instagram per aggiornamenti ogni giorno e pillole di cultura cinese, news e qualcosa anche sulla lingua se foste interessati. Commentate, condivideteci e grazie mille. 谢谢大家的收看.